con un esperto del settore per parlare adesso di due prodotti eccellenti del Natale, proprio per eccellenza i prodotti del Natale di tutti i bambini. Allora, panettoni e torroni. Intanto, come si fa a riconoscere la qualità? Beh, la qualità del panettone si riconosce in varie maniere. Essenzialmente è un prodotto che sia naturale. Bonifanti usa un lievito che si chiama Madre Bianca, che ha 135 anni di vita, è completamente naturale. Il panettone ha 3 giorni di lavorazione, non ha antimuffa, non ha conservanti ed è un prodotto assolutissimamente naturale. Quindi si può mangiare con estrema tranquillità. Quanto si conserva un panettone di questo tipo, un panettone di qualità? Panettone di qualità si conserva dai 4 ai 6 mesi. Va bene, devo dire che più invecchia e forse più è buono. Tra l'altro, molte massaie, molte casalinghe ultimamente stanno anche utilizzando il panettone avanzato per delle ricette molto particolari. Questo vuol dire che quando la qualità c'è, il panettone regge ed è anche materia prima per ricette importanti. Sì, è una diversificazione. Viene usato per fare un panettone farcito al cioccolato. Alcune ci mettono confetture di mirtillo, confetture di pesca. Addirittura siamo arrivati alla diversificazione con il marron glacé. Fantastico! Parliamo di biscotti. Biscotti, biscotti artigianali, biscotti di qualità superiore. Ecco, anche questi trovano spazio nelle tavole degli italiani. Rappresento il biscottificio Grondona. Grondona è un prodotto assolutissimamente di qualità. Non ci sono conservanti, non c'è olio di palma. In tutta la produzione di Grondona, da circa 70 anni, l'olio di palma non è stato mai concepito nella mentalità del titolare. Abbiamo prodotti fatti con il solo burro o fatti solo con l'olio extravergine d'oliva. In più abbiamo diversificazioni senza zucchero, con zucchero di canna, integrale. Addirittura, poiché il mondo degli allergici sta avanzando sempre di più, 5 milioni sono gli intolleranti al latte, abbiamo anche una linea di biscotti senza lattosio. E questo è molto interessante. Noi ci scusiamo con i nostri utenti se ogni tanto vedete passare qualche personaggio, purtroppo non tutti comprendono che stiamo realizzando delle interviste. Al di là di questo, chiudiamo orientando i consumatori agli acquisti del Natale, il portafoglio degli italiani, per avere una tavola ricca di biscotti e di panettoni. Insomma, diciamo così, una spesa minima e massima che potrebbe spendere l'italiano medio, il consumatore medio come noi. Se vuole un prodotto di qualità, la spesa media va dalle 20 ai 30 euro. Va bene, può spendere anche molto di meno, ma va verso prodotti che hanno una qualità mediocre. Noi ci auguriamo con questo speciale su Botteghiamo Regalo d'Autore di aver dato un orientamento ai nostri teleutenti. Grazie.